Salve, benvenuti alla 28ª lezione di Storia dell'Arte Moderna. Ci eravamo lasciati parlando della situazione drammatica in cui versava Roma all'indomani del sacco e accennando anche alla fuga dei vari artisti che avevano lavorato in quel momento, fino a quel momento a Roma, fuga che era stata dettata naturalmente dalla situazione disastrosa che si era verificata a Roma. E avevamo anche accennato la scorsa lezione alla fuga di Jacopo Sansovino a Venezia. Jacopo Sansovino a Venezia viene nominato proto di San Marco poiché gli viene affidata l'organizzazione degli spazi cittadini ed anche la sistemazione di Piazza San Marco, per cui è notissimo, ed è un incarico importante perché Piazza San Marco costituiva il cuore della vita civile e religiosa della città, se ricordiamo soltanto che c'era la presenza della, c'era e c'è tuttora la presenza della Basilica di San Marco e del Palazzo Ducale. E l'intervento che segue il Sansovino è davvero grandioso. È un intervento che lo vede in veste di architetto e di scultore ed è un intervento che avrebbe inciso profondamente a livello locale anche grazie al fatto che Jacopo Sansovino si sarebbe trattenuto in città per oltre 40 anni. Ora, il Sansovino, già quando aveva avviato il cantiere di Palazzo Corner all'imbocco di Canal Grande, si era posto un problema, cioè come riuscire a coniugare quella che era la rigorosa sintassi del classicismo architettonico romano, e dobbiamo ricordare che il Sansovino si era formato appunto a Roma al tempo della presenza di Bramante, di Raffaello e di Giuliano da San Gallo, e come coniugare, dicevamo, il classicismo architettonico romano con quella ariosa fluidità spaziale ed anche esornativa che era tipica di Venezia, della città lagunare. E in Palazzo Corner, che stiamo vedendo in questo momento, egli adotta questa soluzione. Intanto scandisce il rigoroso assetto compositivo della facciata attraverso tre livelli giustapposti, a loro volta sottolineati da cornici marcapiano, ma la stessa facciata a sua volta è decorata, per così dire, dalle diverse soluzioni adottate. Al primo livello vediamo tre ampie aperture a tutto sesto che si inseriscono in un tessuto murario a bugnato rustico, mentre nei piani superiori questo bugnato non lo ritroviamo, è assente, e viene dato spazio invece ad ampi e solenni finestroni che sono delimitati da colonne abbinate. In Piazza San Marco il compito invece è molto più grave, nel senso che è più complicato. Qui vediamo il grafico, la planimetria di Piazza San Marco prima dell'intervento del Sansovino in alto e dopo appunto l'intervento del grande architetto. Sansovino intanto deve cercare di conciliare quelle che sono le prestigiose preesistenze architettoniche, cioè il Palazzo Ducale, ancora la Basilica, il Campanile, anche la Torre dell'Orologio, con degli edifici ex novo, che sono destinati però a delle nuove funzioni urbane. E comincia dunque, se possiamo ritornare un attimo sul grafico, col prolungare e completare intanto le procuratie vecchie che vedete in basso, che erano sede della più alta magistratura della Repubblica, arretra poi l'ala che si addossava al campanile di San Marco per dare maggiore spazio alla piazza, e alla base del campanile che emerge lungo la direttrice prospettica che è data dalla libreria e da Palazzo Ducale, costruisce la ben nota loggetta, che è posta a sua volta quasi in asse con la stessa libreria. La libreria a sua volta, ma vediamo l'immagine, è collegata perpendicolarmente
al Palazzo della Zecca, che è un'altra delle costruzioni del Sansovino. Vedete sulla sinistra il Palazzo della Zecca e a destra appunto la ben nota Libreria Marciana, poste in asse perpendicolare l'una all'altra. E vediamo la facciata della Zecca perché avviata nel 1535-37 era stata concepita inizialmente soltanto a due piani e il primo piano era bugnato rustico con conci di pietra d'Istria. Il secondo invece era articolato in finestre rettangolari che erano divise a loro volta da colonne ad anelli e sormontate da un fregio a triglifi e ancora da un cornicione a gettante. La splendida libreria che era destinata ad accogliere i codici antichi del cardinale Bessarione, costruita ad angolo sulla piazza, sarà poi ultimata da Vincenzo Scamozzi dopo la morte del Sansovino. Ed è con gli ornati a stucco della libreria marciana che esordisce poi un grandissimo scultore, il trentino Alessandro Vittoria, nei primi anni 50, destinato a diventare un protagonista della scultura in area veneta e ad essere impiegato in imprese famose come Villa Barbaro a Maser, insieme con artisti del calibro di Veronese e Palladio. E dobbiamo cambiare argomento per vedere il Parmigianino che era arrivato anche lui a Roma ed era stato costretto appunto a scapparsene in seguito al sacco, cosa compie al momento del suo rientro a Bologna. A Bologna Parmigianino resterà fino al 1530 ed esegue una serie di opere d'arte che sono veramente significative del nuovo stile assolutamente personale adottato dal maestro, un nuovo stile che rappresenta il proseguimento delle ricerche condotte fino a quel momento dal grande artista. Qui state vedendo la conversione di Saul che è conservata nel Museo di Vienna, un dipinto che gli è stato restituito giustamente e definitivamente e di cui sappiamo che esiste anche il disegno preparatorio presso il Courtauld Institute. E vediamo come l'attenzione del pittore si soffermi quasi con sottigliezza, diciamo fortemente intellettualistica, per i riverberi argentei che rivestono il cavallo o la luce in alto e ancora da cui giunge la voce di Cristo per la conversione di Saul, o il paesaggio lontanante che è venato d'azzurro, e tutto in questa forbice di corpi allungati che poco hanno a vedere con la realtà naturale e molto con questa tendenza importante che poi il Parmigianino svilupperà di un'astrazione intellettualistica della forma allungata e quindi una forma che elude qualsiasi riferimento alla natura propriamente intesa. Nella pala di Santa Margherita, dove la Madonna sta porgendo il bambino a Santa Margherita, è un dipinto che è conservato nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, che però era destinato alla chiesa bolognese di Santa Margherita, vediamo che il Parmigianino sembra tenere presente un'opera che il Correggio aveva appena eseguito un anno prima, la Madonna del San Gerolamo. Ma a differenza del Correggio, il Parmigianino, pur prendendo dalla grazia correggesca, e tutto il dipinto è improntato ad una grazia proprio come canone figurativo che aveva contraddistinto l'arte correggesca, ebbene, pur improntato a questa grazia, il dipinto in realtà mostra delle novità, che sono quelle che Parmigianino sta perseguendo in questo momento, che consistono ancora in questo moto allungato delle figure quasi a dismisura. Basti osservare la figura della Santa Margherita e come il panneggio segue l'andamento del corpo della Santa, e come si annodi appunto in maniera elegante, quasi in cifra calligrafica, ma assolutamente astratta anche questa, al gruppo della Vergine col bambino e attorniato a sua volta da un angelo e santi, mentre sul fondo un paesaggio visto verso sera, l'accenno appunto di un paesaggio visto verso sera.
Nella Madonna della Rosa, la cosiddetta Madonna della Rosa, che è conservata a Dresda e che era appartenuta al ben noto letterato Pietro Aretino e che poi era stata donata a Clemente VII, ancora una volta il parmigianino è come se sdilinguisse le forme. Il drappo rosso alle spalle della Madonna della Rosa serve a delimitare sì uno spazio, ma anche a riempirlo come se fosse una rosa attorcigliato su se stesso, mentre l'attenzione indulge sulle setosità dei capelli ed anche degli abiti della Vergine e del bambino, un bambino che poggiandosi disteso sulle braccia della Vergine sembra quasi ammiccare nei confronti dello spettatore e ribadire con questa posa distesa un allungamento che è il canone proporzionale del parmigianino in questo momento e che non si perita di stare a guardare se per esempio l'allungamento delle mani sia conforme a quella che è la morfologia normale degli arti oppure se invece piuttosto tutto non debba rispondere ad un criterio di squisita eleganza e raffinatezza. In questi anni bolognesi il parmigianino porta quindi a maturazione quella tensione stilistica ed espressiva che aveva già perseguito durante il periodo romano e che si concretizza appunto in questo tentativo continuo di armonizzare astrazione e natura in un nuovo ideale intellettualistico espresso proprio attraverso l'adozione di queste forme flessuose che abbiamo adesso esaminato, flessuose ed estenuate, che vengono accordate in ritmi ondeggianti e in andamenti circolari, in membra allungate ma anche in positure contrapposte, dove la ricerca del singolo dettaglio si fonde nel gioco complessivo delle parti fino a deluderne talvolta, come nel caso proprio della Madonna della Rosa di Dresda, il significato più diretto per suggerirci quasi un altro significato, magari paganeggiante, di una Venere che trattiene amore. Parmigianino si trasferisce a Parma nel 1531, firma un contratto con i fabbricieri di Santa Maria della Steccata per affrescare il catino absidale ed il sott'arco della Cappella Maggiore della Chiesa, un'impresa che resterà incompiuta a causa della morte precoce del Parmigianino avvenuta a soli 37 anni nel 1540. Giorgio Vasari, che abbiamo avuto modo di menzionare più volte nel corso delle nostre lezioni, che è un'importante fonte cinquecentesca, ci dà un resoconto drammatico e anche problematico della scomparsa del Parmigianino. Ma è un resoconto che in realtà traduce le grandi difficoltà che aveva incontrato il maestro nell'affrontare questa impresa decorativa. E sentiamo le parole del Vasari perché sono particolarmente suggestive. Scusatemi. Preso dall'ossessione alchemica, il parmigianino perdeva tutto il giorno in tramenare carboni, legne, bocce di vetro e altre simili bazzicature, che gli facevano spendere più per un giorno che non guadagnava a lavorare una settimana alla cappella della Steccata. E non avendo altra entrata, eppur bisognandogli anco vivere, si veniva così consumando con questi suoi fornelli a poco, quindi abbiamo l'immagine di un parmigianino alchimista, tanto che poi aggiunge Vasari, proprio per questi esperimenti, essendo di delicato e gentile animo, sottinteso, fatto con la barba e chiome lunghe e malconce, quasi un uomo salvatico ed un altro da quello che era stato, fu assalito, essendo mal condotto e fatto malinconico e strano da una febbre grave e da un flusso crudele che lo fecero in pochi giorni passare a miglior vita. A Parma è ovvio, per il parmigianino il confronto si era posto soprattutto con la cupola del Duomo affrescata dal Correggio e per superare le difficoltà di uno spazio che era già scompartito dai cassettoni nella volta del sott'arco che stiamo vedendo in questo momento
Il Parmigianino procede ad una soluzione geniale, come stiamo vedendo appunto in questa immagine. Innanzitutto egli arricchisce veramente a dismisura il partito decorativo, inserendoci anche motivi fitozoomorfici tra i più disparati, cioè fiori, frutti, ma vi inserisce anche granchi, teste di ariete, conchiglie, questo in un eccesso, si può dire, di dichiarato di fantasia inventiva, mentre ai lati brevi del sott'arco, e questo è uno dei lati brevi del sott'arco, che è decorato a sua volta con un fregio geometrico a greca e con delle figure bibliche a monocromo, a sinistra e a destra vediamo il Mosè e l'Adamo, al centro pone delle figure femminili, tre svettante figure femminili in trompe l'œil, per dare loro, sono le vergini buone, le vergini canefore, per dare loro il maggior stacco possibile dal fondo. E tutto questo viene poi illuminato da preziosità che potremmo definire mineralogiche, preziosità a cui contribuisce anche questo uso spennellato della luce. E Parmigianino dal canto suo rende da per suo anche l'uso di colori per così dire antichi, come per esempio il rosso pompeiano, che viene mescolato all'oro e all'azzurro intenso. Il lavoro era stato cominciato nel 1435, ma non ebbe uno svolgimento tranquillo. Venne portato avanti lentamente e causò al Parmigianino anche le violente recriminazioni dei committenti, che forse erano tutto sommato impreparati alle novità di questo linguaggio espressivo che ormai era molto lontano da quello più familiare che aveva messo in atto il Correggio nelle famose cupole parmensi. Parmigianino riuscì a decorare solamente il sott'arco, venne condotto in prigione per inadempienza contrattuale ed in seguito nel 1539 lo stesso contratto venne rescisso. Eppure gli affreschi della steccata che continuiamo a vedere giustamente sono uno dei frutti più alti di quella ossessiva ricerca di raffinatezza formale che Parmigianino andava perseguendo già durante gli anni bolognesi e che trovava il suo precedente nella complessa, anche dal punto di vista iconografico, e ben famosa Madonna col bambino dal collo lungo, che è conservata a Firenze, agli Uffizi, ma che era destinata alla Chiesa dei Servi a Parma. Quest'opera era stata commissionata dalla sorella di Francesco Baiardi, che si era reso garante del Parmigianino nel 1935 con i fabbricieri della steccata. Ed è qui proprio che trionfa questo allungamento insistito del canone proporzionale, che viene a coniugarsi con la posa instabile della Vergine, che a stento sembra trattenere le flessuose membra del figlio addormentato. Una flessuosità che si ripete nel ragazzo che regge il vaso, la cui coscia allungata riecheggia nella forma del muscolo, la forma stessa del vaso, mentre tutta quanta la composizione si slancia in verticale e l'andamento è sottolineato dal colonnato sulla destra, che bilancia a sua volta in parte l'ammasso delle figure sulla sinistra, all'interno di uno spazio ambiguo, instabile, di una instabilità a cui concorre l'assoluta inadeguatezza proporzionale del profeta piccolo in basso sulla destra. Le linee curve fluiscono, si intrecciano e il risultato è sempre in questa ricercata eleganza che attenua la raffigurazione del bambino, visto già come un Cristo deposto sulle ginocchia della madre. Di questa ostinata ricerca formale del Parmigianino restano disegni ed incisioni, che diventeranno poi il più formidabile mezzo di divulgazione, di diffusione, insieme con le sue opere, di una maniera che si diffonderà oltre Alpe, a partire dall'Officina di Fontainebleau, grazie anche al Primaticcio e a Niccolò dell'Abate. E vediamo che cosa stava accadendo ad un altro artista che era dovuto scappare da Roma a causa della devastazione del Sacco del 1527. In questo stesso anno un altro allievo di Raffaello, Polidoro da Caravaggio,
che morirà nel 43, lascia appunto Roma e trova rifugio a Napoli, dove aveva soggiornato già qualche anno prima. Ed una fonte settecentesca, Bernardo De Dominici, autore delle vite dei pittori, scultori ed architetti moderni, ci racconta che Polidoro da Caravaggio giunse in questa città senza appoggi e senza commissioni. Da Napoli poi Polidoro si sarebbe trasferito a Messina, ma in entrambe le città, diciamo che l'influenza di Polidoro da Caravaggio non incide in maniera veramente considerevole. A Napoli, proprio nell'anno del suo arrivo, a Polidoro viene commissionata dalla locale confraternita dei venditori di pesce una grande icona per l'altar maggiore della loro chiesa, che era stata da poco edificata, e cioè Santa Maria delle Grazie alla Pescheria, appunto. La corporazione dei venditori di pesce gestiva questa attività commerciale fin dal Medioevo, però non si limitava soltanto a questa attività, a questo scopo, ma aveva finito, come accade sempre a livello di corporazioni, con il rinsaldare i vincoli di solidarietà e anche i vincoli che passavano attraverso una comune religiosità, e religiosità che non era sempre del tutto ortodossa o prettamente rispondente ai canoni della Chiesa ufficiale. Nel 1526 i pescivendoli napoletani decidono di trasformare un'antica staurita, cioè una cappellina votiva, in una chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, forse proprio per esaltare il ruolo della Madonna delle Grazie come dispensatrice appunto delle grazie ed anche lenitrice del dolore. Infatti nel 1526 Napoli era stata flagellata da una terribile pestilenza e perciò l'intitolazione di questa chiesa rispondeva anche ad una esigenza votiva. Questa chiesa, che aveva resistito per tantissimi secoli alle frequenti ristrutturazioni, purtroppo è stata demolita nel 1968 per ampliare una via napoletana, via Marina, presso cui sorgeva. Ed oggi noi sappiamo com'è soltanto dalle piante del Settecento e dalle immagini del Settecento e dell'Ottocento. Ora, sull'altare di questa chiesa veniva adorata dai pescivendoli una Madonna allattante il Bambino Gesù. Questo è il disegno preparatorio della icona che poi Polidoro da Caravaggio dovrà eseguire, ma diciamo come si svolge la vicenda di questo dipinto. Sul suo altare maggiore, l'altare maggiore di questa chiesa, veniva appunto adorata dai pescivendoli una Madonna allattante il Bambino Gesù a mezzo busto, e anche questa tavola è scomparsa nel 1968. Ora, nelle intenzioni della confraternita dei pescivendoli doveva far parte della nuova pala d'altare, accompagnata da angeli e da San Pietro e da Sant'Andrea, che erano i protettori dei pescatori perché, come narra il Vangelo, erano stati due santi pescatori. In basso, al centro tra i due patroni, era raffigurato il gruppo delle anime purganti. Ora, questo disegno che state vedendo è appunto il disegno preparatorio, lo studio preparatorio eseguito da Polidoro da Caravaggio per questa grande icona della Pescheria, e alcune parti di questa icona sono state ritrovate negli anni Ottanta del nostro secolo appena trascorso e sono state ritrovate da Pierluigi Leone De Castris. Ora, il fatto che i pezzi pervenuti, cominciamo intanto a vederli, il San Pietro ed il Sant'Andrea, siano singoli, cioè separati, fa pensare che all'originario progetto di cui ci resta memoria nel disegno che abbiamo appena visto, Polidoro avesse poi preferito sostituire delle figure intere sole, come ci racconta il Vasari, collocate attorno al vano che racchiudeva l'immagine antica della Madonna allattante il bambino. Fatto sta che già nel primo ventennio del Seicento alcuni pezzi non dovevano risultare sull'altare, come si deduce dalla lettura di un'importante fonte napoletana, il D'Engenio. Ciò che rimane è quello che stiamo vedendo, appunto il San Pietro ed il Sant'Andrea, vedremo poi i due tondi con l'Annunciazione. Ed è qui che Polidoro, in questi dipinti, mette in atto un'interpretazione emotiva ed espressiva insieme del sentimento religioso. Vediamo come li ha descritti questi due santi Pierluigi De Castris, che ha avuto il merito di ritrovarli. Il San Pietro e il Sant'Andrea
emergono entrambi colpiti e toccati da una luce lampeggiante striata che proviene da sinistra, da un fondo fumigante sulfureo che, ancor di più, doveva caratterizzare la perduta tavola intermedia con le anime purganti stagliate sulla veduta del Castel Sant'Angelo in fiamme. Entrambi additano, palesemente con le braccia, con lo sguardo e col loro movimento orientato in diagonale, l'immagine della Vergine situata in alto al centro. In entrambe le immagini, e specie nel lungo braccio panneggiato nelle chiavi unte di luce del San Pietro, lo vedete appunto sulla sinistra, nella cernia rivelata dal colore nella croce lignea venata del Sant'Andrea, sulla destra, che spinge all'infuori, nelle teste infine nei piedi dei due apostoli, si nota un formidabile naturalismo, una potenza di resa della realtà che distingue Polidoro da tutti i pittori della sua generazione, una generazione dei pittori attivi a Roma fra il secondo e il terzo decennio, spiccata dall'esempio e dalla bottega di Raffaello, ma intenta anche a scrutare e a copiare la volta della Cappella Sistina di Michelangelo. Il risultato di questa ricerca, conclude lo studioso, talvolta disperata, fu un naturalismo curioso, indagatore e patologico, sempre filtrato in uno specchio inquietante, deformante o spesso visionario, ma saturo nel contempo di frammenti di realtà percepiti con lucidità impressionante, eccessiva. E quanto al colore, sempre in questi due dipinti, prosegue. Nel Sant'Andrea il rosso della veste, sotto la luce e nelle pieghe dell'ombra, si infosca, diviene livido, rosa, bianco purissimo, per forza di pennellate violente risaltate con effetti di grande evidenza illusiva. Sempre nel Sant'Andrea, il pennello madido di colore di Polidoro arrota e tocca di verde il fondo per una piccola porzione dietro la mano che spinge in avanti, divisa tra la luce sul dorso e l'ombra del palmo, attribuendole così un forte effetto di risalto e di controluce. Ed è ancora sull'estremo limite destro della stessa tavola, contorna di una sola pennellata oleosa e commenta, stacca dal fondo le bozze e le pieghe del panneggio che si ripiega sulla croce. Nel San Pietro, infine, tocca di brevi striature luminose il fondo in prossimità del bordo di destra della veste, ritagliando, anche in questo caso, la figura per virtù di un'inquietante controluce. Sono due capolavori, commentiamo noi. I due tondini con l'angelo annunciante e l'annunciata dovevano probabilmente far parte della cornice della pala e sono eseguiti con la tecnica grisaille, cioè una tecnica semplice chiaroscuro che era stata già usata da Polidoro, da Caravaggio sulle facciate dei palazzi romani. Ricordate che ne abbiamo accennato nella scorsa lezione, purtroppo sono andate perdute, ma ci rimangono anche molti disegni. E vi dicevo di questa semplice tecnica chiaroscuro, ma nello stesso tempo sono anche tutte un riverbero di luce che orla questa eleganza sinuosa delle vesti, un'eleganza sinuosa che non è in memoria anche del parmigianino, ed eleganza che è rialzi di luce che toccano i capelli, gli incarnati, e toccano anche i pochi dettagli di natura, per esempio le rocce e le radici in basso nell'angelo annunciante sulla sinistra. Nel 1528, l'anno dopo, Polidoro si reca a Messina e qui resterà fino alla morte. Riconosciuto però finalmente dall'ambiente locale nel prestigio che aveva raggiunto, al punto da essere incaricato della realizzazione degli apparati trionfali per l'entrata dell'imperatore Carlo V in città, Carlo V che era reduce della spedizione contro i barbareschi a Tunisi nel 1535. Ed è a Messina che... Per Messina, per la chiesa dell'Annunziata dei Catalani di Messina, che Polidoro da Caravaggio ci lascia un altro capodopera. Ed è lo spasimo, cioè la salita di Cristo al Calvario, l'andata al Calvario, che deriva a sua volta dal Raffaello oggi al Prado, ma che era stato inviato a Palermo, e l'opera di Polidoro si data al 1534 circa, anno in cui viene scritto un poemetto in ottava rima da un prete messinese, Cola Giacomo da Librando. Si tratta di una importante fonte messinese, di cui vi leggerò un'ottava proprio per farvi capire come
essa nasca a ridosso ed entri all'interno del dipinto e ce ne restituisca la religiosità emotiva ed emozionale del dipinto stesso. E questa fonte è stata riportata per intero recentemente alla luce e lo studio stesso del dipinto che è stato fatto recentemente ci dà numerosi dettagli anche per quello che riguarda la committenza. Sappiamo per esempio che fu commissionato da un nobile di Messina siciliano, Pietro Anzalone, che era console della locale colonia dei catalani. Ora, questo dipinto, vi dicevo, è stato esaminato da una serie di giovani studiosi, Silvia Ginsburg, Barbara Agosti, Ippolita Di Maio e Giancarlo Alfano, e proprio Silvia Ginsburg ha supposto che quest'opera sia il risultato della polemica sia del committente, cioè dell'Anzalone, che di Cola Giacomo da Libranno, l'autore di questo poemetto in ottava, nei confronti della Chiesa ufficiale che con Giulio II aveva condannato lo spasimo, cioè lo svenimento di Maria, che vediamo svenuta appunto sulla sinistra, e l'aveva condannato per motivi teologici. La Vergine infatti nel poemetto è vista in maniera eterodossa come corredentrice insieme con il Figlio. E leggiamo un attimo questa ottava e poi ritorniamo sul dipinto per analizzarne un attimo il linguaggio. Dice l'ottava: dunque, popol mio caro di Messina, uomini onesti e voi donne devote, accompagnate quest'alma regina, s'amor vi punge e pietà vi percote, e con molto cordoglio e faccia china rigate ognor di lacrime le gote, ogni affanno, ogni spasmo, ogni dolore, Maria per grazia vi trarrà dal cuore. Quindi Maria è vista effettivamente con un ruolo di corredentrice insieme col Figlio. Ma tornando sul piano figurativo di questo dipinto, dobbiamo soprattutto sottolinearne veramente l'emotività e la profonda caratterizzazione espressiva del linguaggio, che è finalizzata, come vi dicevo, anche a scuotere l'osservatore e ad farlo partecipare intensamente e religiosamente all'evento di Cristo e la seconda caduta di Cristo, mentre appunto reca la croce sul Calvario e viene aiutato da Simone di Cirene, e che rivela anche nel Polidoro una conoscenza delle stampe nordiche che servivano anche a fargli, come dire, sottolineare ancora di più quella tonalità tragica, quasi visionaria, che pervade tutto quanto il dipinto. Insomma, Polidoro da Caravaggio nel sud e soprattutto in quest'opera, che è conservata oggi nel Museo di Capodimonte, porta a maturazione l'intensa esperienza romana che si era esercitata nella decorazione delle facciate dei palazzi ed anche nella cappella della chiesa di San Silvestro. C'è un altro artista ancora che scappa da Roma nel 1530 ed è il Rosso Fiorentino, il quale ripara in Francia presso la corte di Francesco I di Valois, il quale Francesco I a sua volta, dopo la battaglia di Pavia del 1525 e la pace di Cambrai del 1529, aveva dovuto rinunciare definitivamente alle sue mire espansionistiche in Italia. E prende così avvio la trasformazione in reggia di un suo antico casino di caccia nella foresta di Fontainebleau, già affidata a Gilles Breton, e contemporaneamente si precisa anche un indirizzo di gusto aperto alle cose italiane, un'apertura che però era già avvenuta in Francia con l'ospitalità che era stata offerta a Leonardo, anche ad Andrea del Sarto e anche a Giovan Francesco Rustici, e con l'acquisto anche di opere da parte di Francesco I del grandissimo Raffaello. Rosso Fiorentino è accolto magnificamente in Francia e gli viene accordato il coordinamento di varie imprese, cioè stucchi, dipinti, disegni per arazzi, oreficerie, stampe. E vediamo come questa Pietà del Rosso, che oggi è conservata al Louvre, rappresenti uno dei momenti importanti di questa
esagitazione formale a cui perviene il grande pittore, un'esagitazione che però appunto è anche unita ad una sofisticatissima eleganza di forme. Nel 1531 giunge ad aiutare il rosso fiorentino anche il bolognese Primaticcio. E porta con sé, cosa importante, i disegni di Giulio Romano, con il quale aveva collaborato a Mantova. E così, nel bagaglio figurativo di questo importante maestro, insieme con i disegni del Romano, ritroviamo anche, quella che era la sua adesione alla eleganza formale, già espressa dal Parmigianino. Ora, la direzione dei lavori di Fontainebleau è affidata a Rosso Fiorentino, però di quella intensa stagione che dura fino al 1540, che è l'anno della sua morte, restano delle scarse testimonianze. A parte la distruzione del padiglione di Pomona, delle chambre del re e della regina, la stessa galleria di Francesco I, l'impresa principale, risulta molto danneggiata da ridipinture e rifacimenti. Ciononostante, è ancora del tutto evidente il grande fascino che esercita la decorazione ad affresco di episodi allegorici che concernono il mito e la storia antica e che erano volti a celebrare la monarchia in atto ed erano appunto incorniciati da una straordinaria decorazione a stucco. Ora, morto Rosso Fiorentino, la direzione dei lavori passa poi proprio al Primaticcio, che vi attende fino al 1570, che è l'anno della sua morte. Primaticcio verrà inviato spesse volte in Italia per acquistare opere d'arte o prelevare calchi da statue antiche o moderne, che poi verranno gettate in bronzo dal Vignola, futuro architetto, che soggiornerà anche lui per qualche tempo in Francia. È col Primaticcio che questa vena parmense, parmigianinesca, si afferma in maniera più decisa, grazie anche al successivo contributo del modenese Niccolò dell'Abate. E qui possiamo far vedere un'opera del Primaticcio, che è la Ulisse e Penelope, e che ci restituisce bene il clima anche erotico di questo momento francese, ed anche un altro esempio, i battitori di grano di Niccolò dell'Abate, conservato appunto nel Museo del Castello di Fontainebleau, per farvi vedere in breve soltanto, diciamo, due modi di esprimere questa rinnovata cultura internazionale, perché di questa cultura ci restano soprattutto i disegni relativi anche ad oggetti di decorazione e d'uso che furono adoperati come modelli per un'intensa attività artigiana. E appunto all'interno di questa attività altamente artigiana, noi non possiamo dimenticare un altro importantissimo maestro italiano, celeberrimo, ed è Benvenuto Cellini, che era già passato a Fontainebleau nel 1537 e ritorna di nuovo in Francia nel 1540, ed era destinato ad importanti commissioni che erano state progettate ma non portate poi a termine e di cui ci dà notizia nella sua ben nota autobiografia. È del 1540-43, un capolavoro di oreficeria, la Saliera d'oro di Francesco I, conservata nel Museo di Vienna, che è veramente da considerare l'esempio per antonomasia della cultura circolante a Fontainebleau, pur affondando le radici nel clima romano, perché se vediamo le figure che sono poste alla base della decorazione di questa saliera, vediamo che in esse traspare il ricordo delle allegorie michelangiolesche, poste sulle tombe medicee nella chiesa, nella sagrestia vecchia, nella sagrestia nuova, scusatemi, della chiesa di San Lorenzo a Firenze e che vedremo, esamineremo nella prossima lezione. Va aggiunto soltanto questo, che tramite Roberto Strozzi, che era esule a Lione, due opere importantissime di Michelangelo, Lo schiavo morente e Lo schiavo ribelle, giungeranno in Francia proprio come dono dello stesso Strozzi a Francesco I, e queste sculture saranno poi destinate a decorare il castello di Écouen di Anne de Montmorency. Ma vediamo che cosa sta accadendo intanto a Roma, passata la devastazione del Sacco. Intanto nei primi anni 30 rientrano alcuni artisti
ed era di nuovo presente anche il Papa Clemente VII, che era tornato in città nel 1528. Dopo un breve passaggio a Venezia, vi ritroviamo nel 31 Sebastiano del Piombo, che mentre negli anni del pontificato di Clemente VII aveva dato molte prove pubbliche della sua attività, al ritorno rallenta questa attività e tra le opere, diciamo, di questo secondo momento di Sebastiano del Piombo va annoverato questo Cristo portacroce che è conservato al Prado e che si ricaratterizza proprio per questi accenti spogli, severi, confacenti a questo duro clima spirituale contemporaneo. Rientra anche Baldassarre Peruzzi da Siena, ma morirà quasi subito nel 1536, ma qui lo dobbiamo ricordare soprattutto per Palazzo Massimo alle Colonne, che introduce in architettura un esempio di licenza, come avrebbe detto Vasari, nella declinazione classica. Peruzzi sarebbe stato destinato a svolgere un ruolo di architetto pontificio in città, ma in realtà ha soltanto il tempo di appunto realizzare questo palazzo di Pietro Massimo. E vediamolo un attimo, perché parliamo di licenza nella regola. Peruzzi adatta quella che è la facciata ricurva alla conformazione dello spazio a disposizione e al di sopra del pianterreno, che è aperto su un vestibolo all'antica, nello spazio centrale d'ingresso che è delimitato da colonne, innalza due piani a bugnato liscio, intervallati nel piano superiore unicamente da finestre ad edicola e da finestre più piccole che sono ispirate ai mezzanini di Palazzo Branconio dell'Aquila di Raffaello. Il tutto poi con un assoluto rigore e senza cedimenti a virtuosismi manieristici. Delle novità, cioè, egli introduce nel paramento murario, ma all'interno di una radice classica che affondava appunto in Raffaello stesso. Quanto poi ad altri artisti, anche Giorgio Vasari ritornerà a Roma, ma ci resterà per poco tempo perché purtroppo si ammala ed è costretto a ritornare ad Arezzo. Mentre invece Francesco Salviati resta a Roma per molto più tempo ed è questa circostanza, questo suo lungo soggiorno a Roma che ne rende, lo fa diventare il mediatore del manierismo tosco-romano nel successivo passaggio poi a Venezia. E un esempio importante del Salviati di questi anni romani, perché risale al 1538, è proprio la visitazione dell'oratorio romano di San Giovanni Decollato, 1538 dicevamo, che è anche l'anno in cui Giorgio Vasari rientra a Roma. Quattro anni prima a Roma era rientrato il grande Michelangelo ed è di lui che parleremo nella nostra prossima lezione. Arrivederci. E grazie.